Buonasera, bentrovati al TG Live, lo spazio informativo di Teleregione Live, qui al canale 88. Apriamo il nostro telegiornale parlando dell'avvertenza energia della Portovesme SRL che entra ora nel vivo. L'incontro odierno convocato dal Ministero con la Regione Sardegna e la Portovesme SRL, fanno sapere le sigle sindacali, rappresenta la prima tappa degli impegni assunti venerdì. Per questo motivo, davanti all'ingresso dello stabilimento, resterà operativo un presidio sino alla fine dell'avvertenza, che non è solo per Portovesme ma per tutta la Sardegna, a testimonianza che la questione energetica riguarda l'intero comparto economico e produttivo dell'isola, il quale deve ancora fare i conti con le diseconomie prodotte dalla mancanza del gas metano. Ora passiamo alla politica, l'opposizione si riunisce per dire no all'autonomia differenziata e per presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governatore della regione Cristian Solinas e del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, a fronte del voto favorevole dell'assessore Carlo Doria al DL Calderoli, escludendo prima un confronto con i gruppi di minoranza. Ce ne parla Federica Portoghese. Uno dei temi più caldi e divisori del Consiglio regionale, l'autonomia differenziata. Di fronte al sì espresso dall'assessore regionale alla sanità, Carlo Doria, nell'ultima conferenza delle regioni sul DL Calderoni, l'opposizione lamenta l'esautoramento del Consiglio regionale. L'approvazione dell'autonomia differenziata potrebbe avere conseguenze catastrofiche per la Sardegna, in termini di distribuzione delle risorse ed anche di annullamento della nostra specificità. Per questo è indispensabile che al Consiglio regionale venga consentito di elaborare una posizione sul tema, cosa che non è accaduta. La richiesta da parte dell'opposizione è quella delle dimissioni del presidente del Consiglio regionale Michele Pais per aver impedito al Consiglio regionale di riunirsi dietro espressa richiesta dei gruppi di minoranza. È una mozione di sfiducia nei confronti del governatore Cristian Solinas. Con noi, rispetto a questa scelta che è stata fatta dal presidente della regione di avallare la legge Calderoli che porta all'autonomia differenziata, noi crediamo che questo sia un vero e proprio tradimento dell'autonomia e della specialità dell'isola, e quindi per questo proponiamo una mozione di sfiducia che dovrà essere discussa nell'aula al più presto. Alle accuse dei gruppi di minoranza l'assessore alla sanità Carlo Doria risponde così. Sicuramente c'è stata un'accelerazione a livello nazionale, per cui è stato un argomento che è stato aggiunto all'ordine del giorno nel programma che inizialmente non lo prevedeva. Anche la CGIL si è riunita per dire no all'autonomia differenziata, vista come un mezzo divisorio tra nord e sud, tra regioni ricche e povere. Per un cittadino della Sardegna si spendono molti meno soldi, molti meno euro per la sanità o l'istruzione di quanti se ne spendono per un cittadino della Lombardia o del Veneto. Cristallizzare la spesa storica e farne il punto di riferimento per il budget del futuro significa condannare le regioni che hanno già oggi un tasso di sviluppo differenziato in negativo a una permanente difficoltà di rapporti con le altre regioni più ricche. L'autonomia deve essere attualizzata e difesa con atti concreti, non invocata intermittenza e lasciata nei fatti sottomessa alle derive centralistiche care alla sinistra. Così il presidente della regione, Cristian Solinas, risponde alle critiche avanzate dalle forze di opposizione in consiglio regionale in merito al DDL sull'autonomia differenziata. La Sardegna, ha detto Solinas, deve vivere la propria autonomia, declinarla in base alle sfide e ai cambiamenti e tradurla in una resistenza culturale che non è isolamento ma piena condivisione e partecipazione. Dobbiamo proseguire nel percorso avviato sulle entrate che, grazie agli accordi da me sanciti con il governo, ha portato a maggiori introiti alle casse regionali per 480 milioni annui, nonché all'assegnazione di 1.600 milioni per la realizzazione di nuove opere pubbliche. Presto la candidatura dell'Italia a ospitare l'Einstein Telescope sarà annunciata ufficialmente con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha detto il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, oggi all'Università di Padova. Parole accolte con favore dal Presidente Cristian Solinas, che dice ci consentono di voltare pagina rispetto al gesto orribile che ha fatto nuovamente balzare alle cronache Lula. Il riferimento è all'ordigno posizionato ieri nell'ex miniera di
dismessa. Intanto è stato quantificato l'investimento sul progetto, si parla di 1,5 miliardi con 2.500 persone che saranno impiegate per la costruzione. Daniela Astara. L'ambasciatore Sequi incontrerà il presidente Meloni e faranno una conferenza stampa per candidare ufficialmente l'Italia per Einstein Telescope. Sono le parole del ministro dell'Università e la Ricerca pronunciate durante la conferenza delle addette e degli addetti scientifici e spaziali organizzata nell'Università di Padova dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Anna Maria Bernini durante il suo intervento ha sottolineato quanto il governo creda nell'infrastruttura. L'espressione che è diventato un premio Nobel dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Giorgio Parisi, che dice il luogo migliore dove installare Einstein Telescope è la miniera di Sossenattos in Barbagia, a Lula. Se lo dice lui, noi gli dobbiamo credere. E il futuro è posizionare in Barbagia, in Sardegna, il primo osservatorio sotterraneo, innovativo e sensibilissimo, per captare in maniera altrettanto innovativa onde gravitazionali, facendo fare un salto in avanti. Questo è il futuro, ovviamente, alla fisica fondamentale, alla fisica nucleare, all'astrofisica, alla cosmologia, ma non solo. Implementando tutti quei comparti, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, meccanica, ottica, non ho bisogno di dirlo a voi che siete tutti più esperti di me, che vengono trascinati dalla creazione di un'infrastruttura del genere. E mi raccomando, Einstein Telescope, ricordatevi tutti, Einstein Telescope. Le parole odierne del ministro Bernini, che accolgo con estremo favore, ci consentono di voltare pagina rispetto al gesto orribile che ha fatto nuovamente balzare alle cronache Lula, spiega il presidente della regione Christian Solinas. Quello che è parso il tentativo di gettare un'ombra sulla possibilità di ospitare in Sardegna l'Einstein Telescope si è scontrato con la bontà di un progetto che lì e solo lì trova terreno fertile e condizioni ideali per la sua realizzazione. Torniamo a Cagliari, proseguono i lavori tra le commissioni competenti sul collegato alla manovra finanziaria che dovrebbe essere presentato in aula tra circa una settimana. Questa mattina si sono riunite le commissioni lavoro e sanità. Tra i temi in discussione anche le politiche giovanili e il caos sui pronto soccorso. Ce ne parla Federica Portoghese. Una rincorsa contro il tempo per portare il collegato alla finanziaria in aula secondo i tempi previsti. Questa mattina in Consiglio regionale si sono riunite le commissioni lavoro e sanità per discutere con le parti competenti l'articolato. Noi contiamo come seconda commissione di chiudere i lavori in settimana per andare poi appunto in aula. Ovviamente i tempi previsti dal regolamento permettendo per l'entrata in aula, ma ci auguriamo di poterci andare la settimana prossima. La Commissione Lavoro ha portato inoltre all'attenzione la proposta di legge 182 sulle politiche giovanili e la possibilità di equiparazione sulla retribuzione. E per la prima volta finalmente arriva questo argomento così importante per la Sardegna, i giovani, per cui su questo emenderemo e lavoreremo parecchio. Il tema principale affrontato dalla Commissione Sanità è il piano Areus sulla riorganizzazione territoriale e le criticità legate al servizio emergenza-urgenza. I problemi relativi al pronto soccorso e al 118 sono notevoli. Troppi codici bianchi e verdi senza alternative sul territorio. Dobbiamo intervenire su questo, ha spiegato l'assessore alla sanità Carlo Doria. Intanto proseguono anche i lavori al collegato alla manovra finanziaria relativa alle parti sanitarie. Noi chiederemo che tutto quello che riguarda la sanità passi anche dalla commissione competente. Non siamo assolutamente disponibili ad accettare i blitz visti in finanziaria con emendamenti agli emendamenti presentati all'ultimo momento che senza discussione pretendevano di stravolgere interi settori. La parola stessa lo dice, è collegato alla finanziaria. Tutte le norme che verranno inserite nel collegato dovrebbero essere norme che fanno, diciamo, riferimento a quella che è stata la finanziaria, non ci dovrebbero essere norme intruse.
Comparirà il 9 maggio prossimo davanti ai giudici della Corte d'Assise di Sassari. Davide Iannelli, il 48enne di origine napoletana che l'11 marzo del 2022 cosparse di benzina e diede fuoco al suo vicino di casa rivale Toni Cozzolino, 49enne di Olbia. L'uomo con ustioni sul 70% del corpo morì 10 giorni dopo il ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La GUP del Tribunale di Tempio Pausania, Caterina Interlandi, ha infatti deciso il rinvio a giudizio dell'imputato con l'accusa di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. Gli avvocati difensori Cristina e Abele Cherchi si sono battuti per far cadere la premeditazione, certi che Iannelli abbia agito per legittima difesa. E il Nord Sardegna tornerà presto in piazza per manifestare contro le tante opere ancora incompiute sul territorio, a partire da quelle già finanziate dagli 800 milioni di euro del PNRR. Sentiamo. L'avvertenza per il Nord Sardegna è pronta a ripartire. Il programma di provincia e rete metropolitana di Sassari, tavolo delle istituzioni e parti sociali e sindaci del territorio, è quello di organizzare alcune manifestazioni nei prossimi giorni, ma stavolta di spostarle nelle piazze per chiedere risposte concrete, per esempio su una serie di opere che potrebbero essere realizzate subito perché già finanziate. La nostra realtà è caratterizzata da una bassa capacità di spesa, da una bassa capacità realizzativa, e questo è un grande problema. Le prime, certamente, c'è il tema della Sassari Alghero, c'è il tema dell'antimurale di Porto Torres, ci sono i temi dell'edilizia sanitaria, ci sono i temi anche dell'edilizia scolastica o di tutte le opere che possono essere realizzate, come ad esempio la diga dell'Erno, che devono essere realizzate per garantire la sicurezza del territorio. L'elenco è davvero importante e lungo, sono oltre 800 milioni che possono essere spesi immediatamente, sui quali noi dobbiamo registrare un cambio di passo. Una lettera di minaccia è stata recapitata al vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Desulo, Sebastiano Maccioni. Si tratta della terza intimidazione in provincia di Nuoro dopo le minacce di morte ai due marescialli dei carabinieri, la vice comandante della stazione di Desulo e il comandante della stazione di Orosei. Il contenuto della lettera è al vaglio dei militari del paese. Di fronte a questo ennesimo episodio che segna un'escalation, il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ha deciso di convocare per domani alle 10 il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che vedrà anche la presenza dei sindaci interessati. Ci separiamo ora per una breve interruzione pubblicitaria, ci vediamo subito dopo con la seconda parte del nostro TG. Restate con noi.